Ciao a tutti! Benvenuti in un nuovo video di Tu sapevi che? Il Giappone è uno dei paesi più curiosi del mondo e non possiamo che esserne affascinati. In questo video andremo a scoprire alcune curiosità sul Giappone che forse non conoscevi. Quindi mettiti comodo e voliamo alla scoperta di questo affascinante paese. Sono fissati con i gruppi sanguigni. Conoscere il proprio gruppo sanguigno è sempre buona norma. Ma per i giapponesi esso identifica anche il tipo di personalità. Infatti, chiedere quale sia il gruppo sanguigno di una persona appena incontrata equivale più o meno a informarsi sul suo segno zodiacale. È proibito fumare in strada, non si può fumare per strada. Uno dei motivi di questo divieto è per non correre il rischio di bruciare accidentalmente qualcuno. È consentito il fumo solo ed esclusivamente nei punti segnalati, dove sono disponibili dei portacenere. In Giappone l'analfabetismo è quasi inesistente. Infatti, il tasso di alfabetizzazione, inteso come le persone di età pari o superiore ai 15 anni capaci di leggere e scrivere, è pari al 99,8%. Questo è merito di un sistema scolastico riformato nel dopoguerra, che prevede 9 anni di scuola dell'obbligo per tutti. Inoltre incentiva fortemente gli studenti a iscriversi anche a corsi di istruzione superiore, non obbligatori. Hanno i treni più puntuali del mondo, i treni giapponesi sono famosi in tutto il mondo per la loro puntualità. Infatti è rarissimo che i treni non rispettino gli orari previsti anche se di pochi secondi. Ritardi e partenze in anticipo non sono ammesse. La puntualità è diventata il punto di forza del loro sistema ferroviario. Pensate che molti passeggeri sincronizzano addirittura gli orologi con quelli delle stazioni per non perdere il treno. O la coincidenza pianificata. Le uniformi scolastiche. In Giappone, quasi ogni scuola pubblica e privata impone le proprie uniformi scolastiche. Ai ragazzi, solitamente vengono forniti pantaloni neri con una giacca adornata da piccoli bottoni d'oro sul petto e una camicia bianca all'interno. Le ragazze indossano più comunemente un blazer blu scuro e una gonna plissé grigia, calzoncini alti e scarpe nere. I ragazzi cercano di modificare e abbellire le loro uniformi, per cercare una propria individualità. Era illegale ballare dopo la mezzanotte. Fino al 2015, ballare in pubblico oltre la mezzanotte era proibito dalla legge, e nei luoghi in cui le danze erano autorizzate, bisognava comunque rispettare il coprifuoco. Il divieto era imposto da una legge entrata in vigore dopo la Seconda Guerra Mondiale, per arginare il fenomeno della prostituzione. Per la gioia di tutti gli amanti del ballo, questo divieto è caduto. Il karaoke. La parola karaoke significa orchestra vuota. Il karaoke è radicato nella cultura giapponese. In Giappone il karaoke si svolge all'interno di stanze private che possono ospitare anche solo una o due persone, oppure piccoli gruppi di amici. Gli inchini. In Giappone non tutti gli inchini sono uguali. Le shaku è un inchino di 15 gradi usato per i saluti informali e per congratularsi. Il keirei, di 30 gradi, è riservato a chi si trova in un gradino più alto della scala sociale come il proprio datore di lavoro. Infine il sekeirei è un inchino a 45 gradi, usato di fronte a personalità come l'imperatore. Amano i distributori automatici. C'è un distributore automatico ogni 23 persone. Il Giappone è disseminato di ben 5,52 milioni di macchinette che distribuiscono acqua, bibite, cibo e altri generi come manga o mutandine di studentesse usate. I terremoti. È scosso da circa 1500 terremoti all'anno. È uno dei paesi con il rischio sismico più elevato. Infatti le 6852 isole che costituiscono il Giappone sorgono sulla cintura di fuoco del Pacifico, dove avviene circa il 90% dei terremoti terrestri. Fortunatamente, molti di questi sismi sono difficilmente avvertibili. Usanze dei samurai. I samurai provavano le loro spade su passanti a caso. La pratica, fortunatamente poco diffusa dello tsujigiri, consisteva nel provare la katana appena ricevuta su passanti inermi incrociati durante la notte. Era infatti considerato un disonore non riuscire a finire un nemico con un'unica mossa di spada, e questa cruenta pratica era considerata una forma di esercitazione. Nel 1602 venne bandita. Animali domestici e demografia. In Giappone ci sono più animali domestici che bambini.
Nel 2014 il numero di cani e gatti registrati in Giappone era di 21,3 milioni. I bambini e i ragazzi di età inferiore ai 15 anni erano 16,5 milioni. Entro il 2060, la popolazione nipponica è destinata a diminuire del 30% ed arrivare ad 87 milioni di persone. Inoltre, il popolo giapponese è anche estremamente longevo. Infatti ci si sta attrezzando con robot badanti che possono accudire gli anziani. Il numero 4. In Giappone evitano in tutti i modi il numero 4. Infatti, in giapponese questo numero ha una pronuncia simile a quello della parola morte, quindi ha un'accezione negativa. La geisha. La geisha è una delle figure più enigmatiche e affascinanti del Giappone tradizionale. In giapponese geisha significa artista intrattenitore. Le prime geisha erano uomini. Erano artisti che studiavano e diffondevano le tradizioni giapponesi. Intorno poi al 1750 subentrarono le donne che sostituirono definitivamente l'altro sesso. Fare un sonnellino, i giapponesi non dormono, non schiacciano pisolini ma fanno i nemuri. Il Giappone è uno dei paesi in cui si dorme meno al mondo a causa dei ritmi di lavoro incalzanti, e dormire in pubblico è quasi un segno d'onore. Infatti è la prova che si è esausti per aver lavorato tanto e che ci si merita un premio. Mangiano rumorosamente, fare rumore mentre si mangia. E quindi per esempio risucchiare il ramen in modo rumoroso o il brodo di una zuppa calda. Può essere considerato un gesto molto maleducato in Italia. In Giappone invece, è una cosa molto positiva. Fare rumore mentre si mangia per i giapponesi è segno che il cibo è delizioso ed è considerato un complimento al cuoco. I cestini non esistono, trovare un cestino in Giappone è quasi impossibile. I rifiuti si riportano a casa, dove la gestione della spazzatura e del riciclo è affidata alla Igomi Guide, una guida fitta di istruzioni dettagliate. Si pensa che la scarsità di cestini dipenda dalla volontà di limitare lo sporco urbano. Ma potrebbe essere legata anche a misure antiterrorismo. Tu conoscevi queste curiosità sul Giappone? Ne conosci altre? Fammelo sapere con un commento. Lascia un like e attiva la campanella per non perdere altri video e curiosità. Noi ci vediamo presto per un altro video di Tu sapevi che?